Piper. Piper non voleva usare il pugnale, ma starsene seduta lì nella cabina di Jason ad aspettare il suo risveglio si sentiva sola inerme. e inerme. Ricordava il rumore orribile del mattone che colpiva la sua fronte. Una ferita che si era procurato solo perché aveva cercato di proteggerla dai romani. Jason era così pallido che avrebbe potuto essere morto. Lo avevano nutrito a forza con il nettare e l'ambrosia. Ma era impossibile sapere con certezza se sarebbe stato bene al risveglio e se avesse perso di nuovo la memoria, e in particolare ogni ricordo di Piper. Sarebbe stato lo scherzo più crudele che gli dèi le avessero mai fatto, si disse alla figlia di Afrodite, e dire che gliene avevano fatti parecchi. Dalla cabina accanto le giungeva la voce di Gleeson che canticchiava una canzone militare, o forse era l'inno nazionale degli Stati Uniti. Con la TV fuori uso, il satiro se ne stava seduto in cuccetta a leggere vecchi numeri di pistole e fucili. Non era male come accompagnatore, ma era il vecchio caprone più attaccabrighe che Piper avesse mai conosciuto. Nonostante tutto però gli era molto grata. Edge aveva aiutato Tristan McLean, stella del cinema nonché padre di Piper, a rimettersi in piedi dopo che quell'inverno era stato rapito dai giganti. Poche settimane prima Edge aveva chiesto alla propria ragazza, Mellie, di sostituirlo a casa McLean, in modo che lui potesse dare una mano ai ragazzi in quella missione. Il satiro aveva presentato il proprio ritorno al campo Mezzosangue come se l'idea fosse sua, ma Piper sospettava che ci fosse dell'altro. Nelle ultime settimane, ogni volta che lei chiamava casa, suo padre e Mallie le avevano domandato se ci fosse qualcosa che non andava. Forse aveva lasciato trapelare qualcosa nella voce, ma non poteva parlare delle visioni. Erano troppo inquietanti. Tristan McLean aveva preso una pozione che gli aveva cancellato dalla memoria tutti i segreti semidivini riguardanti la figlia, però era perfettamente in grado di capire quando lei era turbata, e di certo aveva invitato il coach a tenerla d'occhio. Non doveva estrarre il pugnale, si disse Piper. Avrebbe solo peggiorato le cose. Ma alla fine non resistette alla tentazione, e sguainò Catoptris. In realtà non sembrava niente di che. Era solo una lama triangolare con un'essa disadorna, ma un tempo era appartenuto a Elena di Troia. Il nome del pugnale significava specchio. Piper osservò la lama di bronzo. All'inizio incontrò solo il proprio riflesso. Poi una luce increspò la superficie del metallo e lei vide ben altro: un folto gruppo di semidei romani riuniti nel foro. Lo Spaventapasseri biondo, Ottaviano, arringava la folla, agitando il pugno in aria. Piper non sentiva le sue parole, ma il succo era chiaro. Dobbiamo uccidere quei greci! Reina, il pretore, se ne stava un po' in disparte, con il volto teso per le emozioni represse. Amarezza? Rabbia? Piper non ne era sicura. Si era preparata a odiarla, ma non ci riusciva. Durante il banchetto nel foro, aveva ammirato il modo in cui teneva bada i suoi sentimenti. Reina aveva indovinato subito che lei e Jason stavano insieme. Come figlia di Afrodite, Piper queste cose le capiva. Eppure era rimasta gentile e controllata. Aveva anteposto i bisogni del campo alle emozioni personali. Aveva dato ai Greci un'occasione. Finché l'Argo 2 non aveva iniziato a bombardare Nuova Roma. Alla fine, Piper si era quasi sentita in colpa di essere la ragazza di Jason, anche se era sciocco. Jason e Reina non erano mai stati insieme. Forse, Reina non era tanto male. Ma tutto ciò non contava più. Avevano rovinato la possibilità di fare pace. Per una volta, il potere di persuasione di Piper non era servito a niente. Il suo timore segreto? Forse non ci aveva provato abbastanza. Piper non aveva mai voluto stringere amicizia con i romani. Era troppo preoccupata che Jason la scaricasse per riavere la sua vecchia vita. In modo inconsapevole, forse non aveva fatto del proprio meglio. Quando aveva usato la lingua maleatrice. E Jason era stato ferito, la nave quasi distrutta. E secondo Catoptris, quello psicopatico devastatore di orsetti stava izzando i romani alla guerra. La scena del pugnale cambiò, mostrandole una rapida serie di immagini che Piper aveva già visto, ma che continuava a non comprendere. Jason che galoppava in battaglia con gli occhi dorati anziché azzurri una donna vestita come una damigella sudista di metà ottocento, in un parco in riva all'oceano con tanto di palme, un toro con la faccia di un uomo barbuto che sorgeva da un fiume, e due giganti con la toga gialla che tiravano la corda di una carrucola, issando una giara di bronzo da una fossa. Poi arrivò la visione peggiore di tutte. Piper vide se stessa con Gesone Persi, immersi fino alla vita nell'acqua, in una stanza buia e circolare, simile a un immenso pozzo. Figure spettrali si muovevano nell'acqua, che saliva rapidamente. Lei cercava con tutte le forze di aggrapparsi alle pareti e di fuggire, ma non c'era via di scampo. L'acqua le arrivò al petto. Jason fu tirato sott'acqua. Persi annaspò e scomparve. Possibile che il figlio del dio del mare annegasse? Piper non lo sapeva, ma osservò se stessa nella visione, lì da sola a brancolare nel buio, finché l'acqua non la sommerse completamente chiuse gli occhi. «Non farmela più vedere!» supplicò. «Mostrami qualcosa di utile!» Si costrinse a guardare di nuovo la lama. Stavolta vide un'autostrada che si inoltrava tra campi di frumento e girasoli. Un cartello stradale indicava Topica 50. Sul margine della strada c'era un uomo in pantaloncini color cacchi e maglietta viola del campo giove. Il suo volto era nascosto dall'ombra di un ampio cappello, la tesa ornata di folti tralci di vite. L'uomo sollevò un calice d'argento e la chiamò con un cenno. In qualche modo, Piper capì che le stava offrendo un dono, una cura, oppure un antidoto. Ehi, cracchiò Jason. Piper trasavì e lasciò cadere il pugnale. Sei sveglio? Perché tanto sorpresa? Lui si toccò la testa bendata e aggrottò la fronte. Cos'è successo? Rammento le esplosioni e ti ricordi chi sono? Jason cercò di ridere, ma fu frenato da una fitta di dolore. L'ultima volta che ho controllato, eri la mia fantastica ragazza. È cambiato qualcosa da quando sono svenuto? Piper era così sollevata che per poco non scoppiò a piangere. Lo aiutò a sedersi e gli diede da sorseggiare un po' di nettare mentre lo aggiornava sugli eventi. Stava spiegando il piano di Leo per aggiustare la nave quando udì un rumore di zoccoli sul ponte. Pochi attimi dopo. Leo e Hazel comparvero affannati sulla soglia della cabina, trasportando una grossa lastra di bronzo battuto. Santi numi! Pai per fisso Leo con tanto d'occhi? Che ti è capitato? Il figlio di Efesto aveva i capelli tirati indietro e lucidi di brillantina, un paio di occhiali da saldatore sulla fronte, un segno di rossetto su una guancia e scritte sulle braccia e sulla maglietta: Roba che scotta, bel tenebroso e forza Leo. È una lunga storia, rispose lui. Gli altri sono tornati? Non ancora, leo imprecò. Poi si accorse che Jason era seduto e gli si illuminò il viso. Ehi, amico, sono contento che tu stia meglio. Mi trovate in sala macchine. Corse via con la lastra di bronzo, lasciando Hazel sulla soglia. Piper la guardò inarcando un sopracciglio. Forza Leo. Abbiamo incontrato Narciso, replicò lei il che, a dire il vero, non spiegava molto. E anche Nemesi, la dea della vendetta. Jason sospirò. Mi sono perso tutto il divertimento. Sul ponte sopra di loro qualcosa fece tumpa, come se vi fosse atterrata una creatura pesante. Annabeth e Percy arrivarono dal corridoio. Percy si trascinava dietro un grosso secchio di plastica fumante che mandava un odore orribile. Annabeth aveva un grumo di roba nera e appiccicosa tra i capelli. La stessa roba, era spalmata sulla maglietta di persi. «Catrame?», intuì Piper. Frank comparve inciampando alle loro spalle. Aveva una grossa macchia di poltiglia nera sulla faccia. «Ci siamo imbattuti in qualche mostro di catrame», spiegò Annabeth. «Ehi, Jason, sono contenta che tu sia sveglio. Hazel, dov'è Leo?» Lei indicò verso il basso. «Sa la macchina». All'improvviso l'intera nave si inclinò a babordo. I ragazzi barcollarono, Percy rischiò di rovesciare il secchio. Cos'è stato? Oh. Hazel era imbarazzata. Forse abbiamo fatto arrabbiare le ninfe del lago. Fantastico. Percy consegnò il secchio di catrame a Frank e Annabeth. Voi aiutate Leo. Io terrò occupate le ninfe il più a lungo possibile. Ci pensiamo noi, promise Frank. Corsero via tutti e tre, lasciando Hazel sulla porta della cabina. La nave si inclinò di nuovo. La figlia di Plutone si portò le mani allo stomaco come se stesse per vomitare. Tornò su, deglutì, indicò debolmente in fondo al corridoio e corse via. Jason e Piper rimasero sotto coperta mentre la nave continuava a oscillare avanti e indietro. Per essere un'eroina, Piper si sentiva piuttosto inutile. Le onde si infrangevano contro lo scafo, mentre dal ponte giungevano strepiti e voci arrabbiate. Persi che gridava. E il coach che strillava contro il lago. Festus sputò fuoco diverse volte. In fondo al corridoio eisel gemeva in cabina. Sotto, in sala macchine, sembrava che Leo e gli altri si fossero messi a ballare una danza irlandese con le incudini attaccate alle caviglie. Dopo quelle che parvero ore, il motore riprese a ronzare. I remi cicolarono e Piper sentì che la nave si risollevava in aria. Scossoni e dondoli cessarono. Tutto tornò silenzioso. Tranne per il ronzio dei motori. Alla fine Leo riemerse dalla sala macchine. Era coperto di sudore, calce e catrame. Sembrava che la maglietta gli fosse rimasta incastrata nelle scale mobili e risputata a brandelli. Al posto di forza Leo si leggeva Zaleo. Però sorrideva come un matto mentre annunciava che si erano rimessi in moto sani e salvi. Tra un'ora, riunione nella mensa, aggiunse. Che giornata pazzesca, eh? Dopo che tutti si furono dati una ripulita, Edge prese il timone, mentre i semidei si ritrovavano sotto coperta per cena. Era la prima volta che sedevano insieme solo loro sette. Forse la presenza degli altri avrebbe dovuto rassicurare Piper, ma vederli riuniti in un posto solo non faceva che rammentarle la profezia dei sette. Si stava avverando. Non bisognava più aspettare che Leo terminasse la nave. Erano finiti i giorni sereni al campo Mezzo Sangue a fingere che il futuro fosse ancora lontano. Ormai erano salpati, con un manipolo di romani inferociti alle spalle e le antiche terre all'orizzonte. C'erano sicuramente i giganti ad aspettarli. Gea stava risorgendo. E a meno che non avessero concluso con successo quell'impresa eroica, il mondo sarebbe stato distrutto. Anche gli altri probabilmente se ne rendevano conto. La tensione nella stanza era come l'elettricità di una tempesta imminente cosa di per sé possibilissima, considerati i poteri di Percy e Jason. In un momento imbarazzante, i due ragazzi avevano cercato di sedersi sulla stessa sedia a capotavola. Dalle mani di Jason erano letteralmente volate scintille. Dopo un breve e silenzioso momento di stallo, in cui sembrava che entrambi pensassero «non farai sul serio, bello!», avevano ceduto il posto ad Annabeth e si erano seduti l'uno di fronte all'altro». L'equipaggio si confrontò su quello che era successo al Great Salt Lake, ma nemmeno le disavventure comiche di Leo contro Narciso servirono a sollevare il morale. Allora. adesso dove andiamo? domandò Leo, masticando un boccone di pizza. Ho fatto delle riparazioni molto rapide per consentirci di lasciare il lago, ma ci sono ancora parecchi danni. Dovremmo atterrare di nuovo e aggiustare tutto prima di attraversare l'Atlantico. Percy stava mangiando una fetta di torta che per qualche strano motivo era tutta blu, ripieno, crosta e panna montata inclusa. «Dobbiamo mettere una buona distanza tra noi e il Campo Giove. Frank ha visto delle aquile sopra Salt Lake City. I romani non sono molto lontani». La notizia non migliorò l'umore della tavolata. Piper non avrebbe voluto dire nulla, ma si sentì obbligata a farlo, e un pochino in colpa. «Non potremmo tornare indietro e cercare di ragionare con i romani», Forse. forse non ho dato il massimo con la mia lingua ammaliatrice. Jason le prese la mano. Non è stata colpa tua, Piper. E nemmeno di Leo, si affrettò ad aggiungere. Qualunque cosa sia successa, è stata opera di Gea, per dividere i due campi. Piper era grata del sostegno, ma si sentiva comunque a disagio. Forse, se riuscissimo a spiegarci. Senza prove, ribatté Annabeth. E senza neanche avere idea di cosa sia successo in realtà. Apprezzo le tue parole, Piper. Neppure io voglio avere i romani contro, ma tornare indietro è un suicidio, almeno finché non abbiamo capito che cosa Gea ha in mente. Ha ragione, intervenne Hazel. Aveva ancora un po di nausea per il mal di mare, ma stava cercando di mangiare qualche cracker salato. Il bordo del suo piatto era incastonato di rubini, anche se Piper aveva la netta impressione che all'inizio del pasto non ci fossero. Forse Reina ci ascolterebbe, ma Ottaviano no. Per i romani sarà una questione di onore. Sono stati attaccati. Prima colpiranno e soltanto dopo passeranno alle domande. Piper perfissò la propria cena. I vassoi magici potevano fornire un'ampia selezione di piatti vegetariani. A lei piacevano soprattutto l'avocado e i peperoni grigliati, ma quella sera non aveva molto appetito. Ripensò alle visioni che il pugnale le aveva mostrato. Jason con gli occhi dorati, il toro con la testa umana, i due giganti con la toga gialla che issavano una giara di bronzo da una fossa. E la peggiore di tutte, quella in cui affogava nell'acqua nera. Le era sempre piaciuta l'acqua. Aveva dei bei ricordi sul surf con suo padre, ma da quando aveva cominciato a vedere quelle immagini sulla lama di Catoptris, ripensava sempre più spesso a una vecchia storia Cherokee che suo nonno le raccontava per tenerla alla larga dal fiume vicino alla loro capanna. Le raccontava che i Cherokee credevano negli spiriti benigni dell'acqua, come le di greche, ma anche negli spiriti maligni, i cannibali dell'acqua, che cacciavano i mortali con frecce invisibili e annegavano i bambini. Avete ragione, decise. Dobbiamo andare avanti, ma non solo per via dei romani. Dobbiamo sbrigarci. E Isa l'annui. Nemesi ha detto che abbiamo solo sei giorni prima che Nico muoia e Roma venga distrutta. Jason si acciglia? Vuoi dire la vera Roma? Credo di sì, confermò la figlia di Plutone. Se ha ragione, non abbiamo molto tempo. Perché sei giorni? chiese Persi. E come hanno intenzione di distruggere Roma? Nessuno rispose. Piper non avrebbe voluto aggiungere altre cattive notizie, ma si sentì obbligata a farlo. C'è dell'altro. Ultimamente. ho visto delle cose nel mio pugnale. Frank si bloccò con una forchettata di spaghetti a mezz'aria. Che genere di cose? Non hanno molto senso, rispose Piper. Sono solo immagini confuse, ma. ho visto due giganti vestiti allo stesso modo, forse gemelli. Annabeth fissava il video magico del campo mezzo sangue che scorreva sulla parete. In quel momento mostrava il salotto della casa grande, un caminetto accogliente e Simur, la testa di leopardo impagliata, che ronfava sopra la mensola. Gemelli, come nella profezia di ella, osservò. Non sarebbe male riuscire a interpretare quei versi. La figlia della saggezza da sola camminerà, recitò Persi. Il marchio di Atena su Roma brucerà. Annabeth si riferisce per forza a te. Giunone mi ha detto. Beh, ha detto che ti aspettava un compito difficile a Roma. E dubitava che ne saresti stata all'altezza. Ma io so che si sbaglia. Annabeth trasse un lungo respiro. Reina stava per rivelarmi qualcosa un attimo prima che la nave aprisse il fuoco. Ha detto che c'era una vecchia leggenda tra i pretori romani. Qualcosa che aveva a che vedere con Atena. Ha detto che forse. È la ragione per cui i greci e i romani non potranno mai andare d'accordo. Leo e Hazel si scambiarono uno sguardo nervoso. Anche Nemesi ha detto qualcosa di simile, aggiunse Leo. Ha parlato di un vecchio torto che doveva essere riparato. L'unica cosa capace di portare armonia tra le due nature degli dèi, ricordò Hazel. Un antico torto finalmente raddrizzato. Persi disegnò una faccia arrabbiata sulla panna blu del proprio dolce. Io sono stato pretore solo per un paio d'ore. Jason, tu hai mai sentito parlare di una leggenda del genere? Il ragazzo stringeva ancora la mano di Piper. Io... Non ne sono sicuro. Aveva i palmi sudati. Ci penserò. Persi socchiuse gli occhi. Non ne sei sicuro? Jason non reagì. Si capiva che non aveva nessuna voglia di parlare di quella vecchia leggenda. Piper avrebbe voluto chiedergli dove fosse il problema. Intercettò il suo sguardo e lui la pregò muto «dopo». Hazel spezzò il silenzio. E gli altri versi? Girò il piatto incastonato di rubini. Il respiro dell'angelo che ha la chiave dell'eterna morte, i gemelli soffocheranno, se lo vorrà la sorte. «La rovina dei giganti si erge pallida e dorata», aggiunse Frank, «e sarà vinta col dolore in una prigione intricata». La rovina dei giganti, ripeté Leo. Qualunque cosa sia, è quello che ci vuole, giusto? Probabilmente è quello che dobbiamo trovare. Se può aiutare gli dei a riprendersi dalla loro follia schizofrenica, è una buona cosa. Persi a noi. Non possiamo uccidere i giganti senza l'aiuto degli dèi? Jason si rivolse a Frank e Hazel: Pensavo che voi due aveste ucciso quel gigante in Alaska senza aiuti divini, o sbaglio? Alcione era un caso speciale. Era immortale solo nel territorio in cui era rinato, l'Alaska. Ma non in Canada, spiegò Frank. Vorrei tanto poter uccidere tutti i giganti trascinandoli oltre qualche confine. Ma. si strinse nelle spalle. Persi ha ragione. Ci servono gli dei. Piper osservò le pareti. Avrebbe preferito che Leo non le avesse decorate con le immagini del campo mezzo sangue. Era come una soglia di casa che non avrebbe mai potuto attraversare. Guardò il fuoco di Vesta che ardeva al centro dell'area comune, nell'istante in cui le case spegnevano le luci per la notte. Si chiese come si sentissero Frank e Hazel di fronte a quelle immagini. Non erano mai stati al campo mezzo sangue. Per loro era indifferente o ritenevano ingiusto che il campo Giove non fosse rappresentato? Le immagini suscitavano anche in loro la nostalgia di casa? Gli ultimi versi della profezia le tornarono in mente. Cosa intendevano con una prigione intricata? Come potevano dei gemelli soffocare il respiro di un angelo? Neanche la chiave dell'eterna morte prometteva niente di buono. Allora. Leo scostò la sedia dal tavolo. Una cosa alla volta. Domattina dobbiamo atterrare per finire le riparazioni. Da qualche parte vicino a una città, suggerì Annabeth. Nel caso ci servano dei rifornimenti, ma un po' fuori mano per non farci trovare dai romani. Avete qualche idea? Nessuno parlò. Piper ripensò all'ultima visione nel pugnale. Quell'uomo vestito di viola, che le faceva cenno di avvicinarsi con il calice in mano. Era in piedi di fronte a un cartello che diceva Topica 50. Beh, azzardò. Che ve ne pare del Kansas?